Siamo a Roma, oggi in piena città. E per la precisione ci troviamo sul Colle del Gianicolo, dove si possono ammirare la statua equestre di Garibaldi e i busti di tanti illustri personaggi storici del primo risorgimento italiano, alcuni dei quali morti in giovanissima età, quando presero parte, nel 1849, alla disperata difesa armata della libera e indipendente Repubblica Romana. Avanzata dell'avanguardia francese, formata da una compagnia di cacciatori a piedi, viene accolta dai colpi di tre cannoni che sparano a mitraglia dal saliente delle mura vaticane. Dopo aver sbaragliato in maniera definitiva il Regno di Sicilia e il Re Carlo Alberto, l'Austria ha infatti ricominciato su larga scala le sue operazioni espansionistiche in Italia, mettendo in azione contemporaneamente ben tre eserciti distinti e separati. L'Austria, quindi, durante l'intero mese di maggio del 1849 e anche oltre, non ha fatto altro che avvicinarsi minacciosamente e sempre di più al territorio della libera Repubblica Romana, e questo spiega perché Mazzini abbia cercato con tanta insistenza e caparbietà per tutti quei giorni di riuscire assolutamente a stabilire una bozza di accordo di pace e collaborazione con il rappresentante inviato dal governo francese. A partire dal 13 giugno, i cannoni francesi hanno dunque preso a bombardare indiscriminatamente Roma, colpendo in particolare le strade e le case del popoloso quartiere di Trastevere, causando numerose vittime tra i civili. Vengono anche danneggiate dalle palle di cannone francesi persino la cupola di San Pietro, la Cappella Paolina e la stessa Cappella Sistina, dove viene sfregiato da una palla di cannone parte di un dipinto di Michelangelo.